Eccoci qua. Federico, eccoci qua. Buonasera e ben arrivato a Radiografia Show. Federico Birindelli qui in diretta da Lucca, giusto? Esatto, esattamente. Come stai? Tutto bene, tu? Tutto bene anch'io. Ci proviamo a fare un po' di radio così in questo periodo un po' strano e sì, assurdo per i nostri tempi, ma con quello che c'è in giro, almeno cerchiamo di dare un po' di trattenimento nel nostro piccolo, riusciamo a fornire ai nostri così, amici che ci seguono, amiche ed amici. Tu sei toscano, quindi di Lucca, ho detto bene, quindi non mi sono sbagliato. Oggi ci porti così un po' di freschezza, un po' di autunno. Dice perché torniamo indietro? No, è così, l'autunno che ci ha lasciato è una storia che è da raccontare. Federico, raccontaci tu stesso, Federico Birindelli. Qui a Radiografia Show, prego, benvenuto. Allora, ciao a tutti. Questo qui è il mio nuovo singolo intitolato Autunno. E fondamentalmente questa canzone parla del periodo autunnale e di come ci sia stata questa storia d'amore tra queste due persone durante questo periodo, proprio con la magia delle foglie, sì. Con quell'atmosfera, no? E sì. Niente, fondamentalmente la storia tratta di queste due persone che si avvicinano molto e però diciamo che quando la conoscenza diventa, cioè va ad approfondirsi, fondamentalmente la storia si chiude, non finisce proprio benissimo. Ah, ecco. Però è sempre una storia da raccontare, nel senso, ci sono state tante belle cose, certo, perché non raccontarle? Diciamo che sempre è bello raccontare le storie, e in questo caso è successo in autunno, no? È una storia così autunnale, ma sempre attuale. Diciamo che le storie fanno parte della nostra vita. È una storia in cui ti sei, cioè, è un'autocitazione o comunque è successo a qualcuno? L'hai visto o l'hai immaginata? Ma guarda, per lo più è autobiografico il brano, poi ecco. Mi sono anche ispirata a qualche storia, come ogni cantante. Dobbiamo ammetterlo, lo facciamo, sì. Però diciamo che c'è anche molta autobiografia. Ecco, tu sei giovanissimo, quanti anni hai? Si può dire tanto? 19. Ecco, vedi, certo. Cioè, era per me la cosa, cioè, capito? Ecco perché, vedete, anche, ecco perché tutti quei capelli ci sta. Poi all'età mia, no, scherzo, per carità, io non sono mai stato capellone, ma è tutta invidia, Federico, c'è niente da fare. Poi quando li tagli, tu mandami sempre quel pezzettino là che poi provo a, capito, a metterli, se escono poi facciamo festa. Ma questo è un altro discorso. A parte gli scherzi, tu sei giovanissimo, da quant'è che hai iniziato a frequentare il mondo musicale? Ma guarda, il mondo musicale l'ho sempre frequentato, già da quando ero bambino, non a livello professionale come in questo momento, però sì. Ho sempre cantato, anche quando ero in casa da solo. Mi vergognavo, a dirti la verità, a cantare in pubblico inizialmente, poi vabbè, ho iniziato ad approcciarmi al mondo della musica in maniera più professionale, chiamiamola così, sì. Con lo studio del pianoforte, e successivamente ho iniziato a studiare in maniera molto professionale canto. Più o meno alle superiori, circa prima, seconda superiore, giù di lì via. Quindi insomma diciamo che è un approccio graduale, da prima a, diciamo, a modi così amatoriali, e poi piano piano sei riuscito ad arrivare con questo lavoro. Questo è il tuo primo brano che fai uscire fuori allo scoperto? No, non è appunto... Terzo? È il terzo brano. Terzo brano, certo. Ecco, quindi lo leggevo dalla biografia che mi ha mandato Luigi Mosello, che salutiamo, e lui quest'oggi porta con la sua freschezza tutti questi brani. Prima abbiamo avuto Gianni Belleno, adesso ci sei tu. Diciamo che Music Universe porta anche molti nuovi talenti per farli conoscere anche al panorama radiofonico e televisivo, perché no? Quest'oggi tu ci porti questa freschezza. Come magari i nostri amici che ti stanno seguendo, visto che sei giovane, sarai sicuramente... Ci sei già sui social, come fanno ad avvicinarti intanto? Ma guarda, mi potete seguire su tutti i social, a partire da Instagram, Spotify, YouTube, Twitter, digitando Federico Birindelli, e mi iniziate a seguire. Ci sono tanti aggiornamenti, tenetevi pronti perché qualcosa bolle in pentola, quindi ecco. Mi raccomando, seguitemi. E niente, a breve saprete qualcosa. Perfetto. Cos'hai quindi in futuro? Molte cose importanti, come possiamo svelare qualche, cioè possiamo dare qualche indizio? C'è qualcosa che possiamo allora, dire? Puoi dire qualcosina? Diccelo. Qualcosina, non tanto. Diciamo che sto lavorando a diverse canzoni e sto scrivendo e componendo anche, quindi sta andando bene la cosa. Bene, diciamo che hai messo quindi mani al foglio di carta e penna, anche se magari sono tutte in digitale, ma adesso è il momento buono, magari l'ispirazione c'è, si può fare tanto e c'è tanto da scrivere con tante cose che succedono, magari sia in positivo che in negativo, ma esatto. Speriamo siano più in positivo fra a breve, a stretto giro, come si dice, e non più cose tristi. Quindi vabbè, continuate a seguire loro, Federico Birindelli. Noi presentiamo questo brano, e vuoi dare quindi qualche altra coordinata, qualche altra cosa per acquistare i brani? Si possono acquistare o scaricare? Come funziona?
funziona. Tu che sei così tecnologico, faccio finta di non saperlo, ma tu lo sai. Va benissimo. Allora, per quanto riguarda l'acquisto e l'ascolto delle mie canzoni, potete ascoltarli su tutte le piattaforme digitali. E inoltre sono uscite in tantissimi paesi, quindi anche se non, state ascoltando dall'Italia, potete tranquillissimamente ascoltarla. E niente, i principali, vabbè, i canali sono YouTube, Spotify, YouTube Music, Apple Music, Prime Music, non so come si dice. Prime Music, sì. Sì. Amazon, okay, Prime Music dovrebbe essere, sì. Sì, esatto. E niente, vabbè, ci sono anche altre piattaforme ovviamente, però queste sono le principali, che diciamo o una o l'altra, qualcuno c'ha ce n'ha sempre una, ecco. Perfetto, allora sei stato chiarissimo, lui è Federico Birindelli, ci presenta il brano, anzi presenta lo tu stesso, così lo facciamo ascoltare al pubblico che ci ascolta da casa, e poi ti salutiamo e ci risentiamo sicuramente in futuro per qualche altra tua nuova così luce che darai al tuo spazio musicale. Prego, presentalo tu stesso, hai pochi secondi, così poi ci salutiamo. Perfetto, ciao a tutti, sono Federico Birindelli e questo è il mio nuovissimo singolo dal titolo Autunno. Bene, grazie, allora lui è Federico Birindelli e questa è la sua canzone, ciao. Che si chiama Autunno. Grazie. Ciao!